Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò, si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno. Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, e per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Oggi è anche l'anniversario del nostro Vescovo, quindi lo ricordiamo nella preghiera, il secondo anniversario di Episcopato. Santa Teresa viene ricordata come maestra di preghiera, quella che ci ha insegnato come si prega in pratica. San Francesco ci ha insegnato a essere poveri, San Domenico a predicare e Santa Teresa, sempre in quel periodo 1500, ci ha insegnato a pregare. Ma cosa vuol dire pregare per Santa Teresa? Ci sono delle fasi, sono dei passi da compiere per arrivare a una preghiera profonda. Intanto mettersi in un luogo tranquillo, in silenzio. Non si può pregare in mezzo al chiasso, frastuono, non si può. Poi dice un esame di coscienza. Signore, cosa ho fatto oggi? Le cose buone, le cose cattive? Potevo fare una cosa, non l'ho fatta. Questo esame di coscienza. Poi si prende un brano della scrittura, Antico Testamento, Nuovo Testamento, lo si legge con calma e dice Teresa: immaginate la scena che è descritta in questo brano. Gesù che parla con i farisei, Mosè che separa le acque, eccetera. Immaginare proprio la scena che viene rappresentata e poi con la mente una meditazione su questo brano. Che cosa mi dice questo brano oggi? Come posso mettere in pratica questi insegnamenti che ho letto? E via dicendo. E infine dice: chiudiamo con un colloquio affettivo con il Signore, parlare come se fosse una persona cara con Gesù. Quindi ecco, questo è un po' lo schema di Teresa, quindi esame di coscienza, leggere il brano, immaginare la scena, meditare e poi un colloquio. Se proviamo a farlo, miglioriamo anche il nostro modo di pregare. E nella prima lettura San Paolo ai Galati è sempre lì, continua a sgridare questi Galati perché non si comportano bene. Allora Paolo, come un buon papà, gli scrive e dice: inutile che vi fate circoncidere, che fate tutte le vostre cose, devozioni, pellegrinaggi, se poi però vi comportate male con gli altri, con il Signore. È inutile. E così anche noi. Inutile facciamo pellegrinaggi a Lourdes, a Fatima e tutto il resto e poi continuiamo a comportarci male. Non serve. Quindi, prima rivedere il nostro spirito, la nostra anima e poi fare tutte le altre opere. E nel Vangelo, uguale, Gesù vede il fariseo che si lava. Sapete che gli ebrei si lavano prima di mangiare, le mani, la faccia, i piedi anche. E Gesù dice: sì, ma voi farisei dite di essere bravi, di essere rispettosi e fate tutte le cose che sono prescritte dalla legge, però poi siete cattivi dentro, non avete carità, non sapete rapportarvi con gli altri, siete avari, siete tirchi, parlate male degli altri e tutto il resto. Anche noi stiamo attenti a non fare come il fariseo, evitiamo, facciamo le nostre cose, dobbiamo fare le devozioni, le preghiere, i rosari, eccetera, però poi ci deve essere una conversione,
un credere veramente in quello che noi facciamo. Santa Teresa diceva, sì, va bene tutto, però poi ci sono le opere. Dovete mettere in pratica quello che avete pregato, meditato, eccetera, se no poi tutto resta sospeso. Sia la Gesù Cristo.